Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo come creare una animazione trasparente con GIMP. Mi perdonerete la mia scarsa vocazione artistica. Dunque, si va su File, Nuova, e si imposta la dimensione della nostra animazione. In questo caso lasciamo 1920x300, voglio fare un'animazione di una scritta. Si va su opzioni avanzate e si va su riempi con trasparenza, perché chiaramente la vogliamo creare trasparente. Si va su ok e verrà creato il primo livello trasparente chiamato sfondo. A questo punto dobbiamo cominciare a dipingere la nostra GIF. Chiaramente possiamo inserire anche delle immagini, possiamo fare qualsiasi cosa. Qui scegliamo il colore. Scegliamo che so un blu, tanto per il colore di primo piano. Scegliamo il pennello. Lasciamo dimensioni queste qua, poi vediamo se sono troppo elevate oppure no. Cominciamo a dipingere. Io dipingerò con una tavoletta perché non sono bravissimo. Ecco, ho fatto la prima parte dell'animazione. Vado qui con il gesto del mouse sullo sfondo, sul livello dello sfondo, e vado su duplica livello. Naturalmente c'è anche un sistema di hotkey, scorciatoio della tastiera, ma andiamo su duplica livello, così è più semplice. Continuo a dipingere. Vado ancora sullo sfondo copia e vado su duplica livello. Adesso scrivo la seconda parola, il secondo carattere. Ecco, arrivo fino qua. Duplico livello. Testo del mouse, duplico livello. Qui ho fatto un errore, quindi vado su la gomma. Torno sul pennello. Duplico ancora il livello. Duplico il livello. Duplico il livello. Duplico livello. Duplico livello. Duplico livello. Si duplica sempre il livello più in alto. E questa è la nostra GIF che è formata da tutti i livelli. Per creare una GIF si va su Filtri, Animazione e si va Ottimizza per GIF. Verrà creata una nuova scheda. Sta ottimizzando per GIF. Qui c'è una sola scheda per il momento, vedete? Adesso verrà creata una seconda scheda, questa. E adesso noi possiamo vedere anche
come è questa GIF, come è venuta. Andiamo sempre su filtri, animazione, stavolta andiamo su esecuzione per visualizzare appunto questa GIF. Questo è il primo fotogramma della GIF. Vado sul play per riprodurre tutta la GIF. E questa, vedete, è una GIF animata. Non è un capolavoro, chiaramente, ve l'ho detto all'inizio che non sarebbe stato un capolavoro. Si può personalizzare. Qui, per esempio, viene introdotta un 0,5. Una velocità 0,5, possiamo riprodurla a 0,25 e quindi riprodurla più lentamente, vediamo come viene. Ecco, in questo modo, magari forse è meglio. Mettiamo su la pausa. Quando siamo soddisfatti, chiudiamo questa finestra della riproduzione e possiamo esportare la nostra GIF animata. Per esportare la GIF animata andiamo su File, Esporta come. Qui gli diamo un nome, per esempio animazione. Dobbiamo mettere GIF come estensione del file e si sceglie la cartella di destinazione. Scegliamo la cartella Download, eccolo qua. Quindi si va su Esporta. Ecco, qui è importante, bisogna mettere la spunta qui a come animazione, se no non viene esportata come animazione. E qui opzionalmente si può mettere ciclo perenne. Se si mette ciclo perenne viene riprodotta la GIF senza soluzione di continuità una volta dietro l'altra. 100 millisecondi è il tempo che intercorre tra un riquadro di un livello e un altro, quindi potremmo aumentarlo o diminuirlo per velocizzare, ma potremmo farlo anche con shortcut, come vedremo in seguito. Si va su esporta e si attende la fine dell'esportazione. Possiamo andare a vedere adesso il risultato. Questo è il risultato. Facciamoci doppio clic, ecco qua. Questa animazione in GIF può essere trasformata in video trasparente anche volendo e può essere posizionata anche sopra a un altro video. Lo possiamo fare per esempio con Shortcut. Apriamo Shortcut, andiamo sull'elenco di produzione. Nell'elenco di produzione trasciniamo la nostra animazione. Shortcut supporta anche le GIF. E trasciniamo anche un video qualsiasi. Trasportiamo il video sulla timeline. Andiamo sul menu della timeline, traccia operazioni, aggiungi traccia video. Nella traccia video che viene aggiunta, trasciniamoci la nostra GIF. Eccola qua. Andiamo qui, vedete che viene visualizzata sopra. Andiamo su proprietà, invece di farla andare a velocità 1 possiamo farla andare a velocità, che so, 0,25. 0,25, andiamo su invio. 0,20 è venuto, vabbè, uguale. E quindi si vedrà più lentamente. Animazione, vedete? Se si può andare su proprietà, invece di 0,20 possiamo mettere 0,10 per esempio. Invio. Come vedete adesso sarà ancora più lenta. Quindi possiamo creare una GIF trasparente con GIMP. E posizionarla eventualmente sopra a un video con shortcut, modificandone a piacimento la velocità. Io l'ho rallentata, ma la potevo anche naturalmente velocizzare. Si può anche posizionare, si va su filtri, più video,
si va su dimensione e posizione. Dopo aver selezionato appunto la GIF, la posso magari spostare in basso, la posso mettere qua o anche mettere qua su, questo. Ed ecco il risultato. È un po' lenta, vedete? Per vedere meglio si va su menu, selezione, non selezionare niente e viene visualizzato molto meglio. È un sistema per aggiungere delle scritte trasparenti ai video. Chiaramente poi le GIF possono essere utilizzate anche in mille altri modi. E questo è tutto, alla prossima volta.